Se un nemico mi batte al 5, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporto a un creatore, inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo, accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ragazzi, intanto che ci dirigiamo a The Agency, volevo ricordarvi che ogni sera, intorno alle 8 alle 9, startiamo una live sul sito Viola per giocare assieme a Fortnite, ma a tanti altri giochi. Quindi mi raccomando ragazzi, se anche voi volete aggiungervi, andate nel link in descrizione nella sezione live stream e iniziate a seguirci. Ok signori, questa cosa finirà male sinceramente. La sfida di oggi è, ragazzi, se un nemico mi batte il 5 il video finisce. Allora, noi ci comporteremo in questa maniera. All'inizio io comunque prenderò delle armi, perché nella parte iniziale, ragazzi, è davvero complicato o quasi impossibile che qualcuno ti dia il 5, perché sono tutti occupati a lootare e eliminare freneticamente i nemici. Più durante il game invece possiamo tentare di appunto farci il battere il 5 da qualcuno. Quindi per ora giochiamocela normale. Quando restano poche persone iniziamo appunto a fare l'emoticon, quella del batti 5, del like 5, per provare appunto a far arrivare qualcuno. Ora questo è già un'arma sinceramente. Mamma, questa è una pistola, mamma mia. Pensavo di aver preso una mitraglietta, scusatemi ragazzi. Ok, vabbè, due kill. Ripeto, il nostro obiettivo è farci battere il 5. Non è di certo, appunto, provare a vincerla. Non è quello il nostro scopo, non è quello il mio obiettivo. A parte che secondo me questa cosa non andrà mai a buon fine, questo tentativo, insomma, di battere il 5, e finirò veramente per vincere il game. Però di no, sinceramente, vorrei anche concludere il video a un certo punto. Allora, calmi tutti. No, ho sbagliato, scusatemi. A parte che hanno preso un elicottero sopra la mia testa. Ma mi stanno a sparare, calmi. Calmi. Signorina, mi hai fatto male. 20 di vita, effettivamente. Gli è andata molto, molto male, poverino. Allora, teoricamente, ora, raga, non ci dovrebbe essere praticamente più nessuno di Agency. Da ora possiamo tentare, volendo, di fare emoticon e cose varie. Io posso vedere magari se quell'elicottero si avvicina nella nostra zona e vedo se riesco appunto a sembrare simpatico, a farmi battere il 5 se si avvicina. A parte che se ne sta andando, no. Potrei provare a selti. Raga, mi serve un nemico. Mi serve fondamentalmente un nemico. E devo vedere se riesco appunto a risultare simpatico. Cioè se riesco, insomma, a sviluppare empatia con quel nemico. Sarebbe divertente se tipo io riuscissi effettivamente a farmi qualcuno amico, e se poi lui tipo non avesse l'emoticon del battere il 5. Sarebbe molto molto triste. Anche se non so se si può battere anche se non hai l'emoticon. Boh, questo ragazzi non lo so. Vabbè, andiamo a Stealth Spring. Se proviamo ragazzi, proviamo. Non voglio spararlo ragazzi, perché se lo sparo si allarma. Se lo sparo si allarma. Prova a fare così. C'era un nemico, ce ne sono due. Io vedo se quello mi vede. Io provo a fare così raga, ma credo mi spari. L'elicottero se ne va? Quel tizio non se ne accorge, dai. Che noia. Ma io lo so ragazzi che se ci pusho quello mi traiarda addosso come la miseria. Sono certo raga. Ma specialmente se poi mi vede arrivare con tutta sta roba in mano. Cioè se mi vede con la minicard credo che si mette a urlare e comincia a spammare come me. Ah, devo vedere se riesco a non incutere timore. Io arrivo con i picconi. Vedo se riesco ad arrivare con i picconi. Ehi, ehi man, lo so che mi hai visto, lo so. Dai. No, non mi ha visto ancora, non mi ha visto ancora. Fra, calmo. Fra, no, 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 costruire. Ti prego. Ho il 5. Vieni, sì. Sì. Vieni. Sì, raga, ha funzionato. Grande, Fra. Ha davvero funzionato, raga, me ne sono andato. GG per lui.